Riconvocheremo il comitato per il controllo della spesa ed avremo un commissario straordinario. Questa è la ricetta di Saccomanni per una nuova spending review, che non sarà indolore, avverte il ministro dell'economia, che aggiunge: vogliamo ridurre le tasse su lavoro e imprese dopo il vertice di Bruxelles, pressing sul premier, del premier Letta sugli imprenditori. Ora non avete più alibi, pensate a creare lavoro. Berlusconi rilancia Forza Italia, temo che sarò chiamato ancora ad essere il numero uno, annuncia il Cavaliere, che assicura lealtà al governo Letta col ritorno di Forza Italia. I moderati rivinceranno le elezioni, commenta Alfano, secondo cui tocca ora all'esecutivo soddisfare le attese dei cittadini sull'economia. Da Napoli il ministro Cancellieri rassicura, sulla giustizia non c'è alcuna tensione nel governo, noi continuiamo a lavorare serenamente, dichiara la Guardasigilli. Quando lasciamo prevalere la logica del potere umano, diventiamo una pietra d'inciampo. Il monito ai fedeli di Papa Francesco arriva il giorno dopo la nuova bufera che ha investito la finanza della Santa Sede, con un alto prelato, ex dirigente dell'amministrazione del patrimonio vaticano, arrestato per corruzione e truffa. Voleva far rientrare in Italia illegalmente 20 milioni dalla Svizzera. Il mondo della scienza piange. Margherita Hack, la celebre astrofisica, si è spenta nella notte nell'ospedale di Cattinara, dove era ricoverata da una settimana per complicazioni cardiache. Fu la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico. Notte di guerriglia in Egitto tra i sostenitori e gli oppositori del presidente Morsi, assalto alle sedi dei Fratelli Musulmani, oltre 100 feriti e 4 morti nelle ultime ore, tra cui un fotoreporter americano. Sale dunque la tensione al Cairo, dove è annunciato un corteo per domani. Il presidente Obama ordina l'evacuazione del personale diplomatico. Buongiorno, benvenuti a questa edizione del telegiornale che vede in primo piano l'ottimismo espresso al rientro da Bruxelles del Premier Letta, un ottimismo che spinge il Premier Letta anche a questo punto ad ammonire le imprese. I soldi ci sono, create adesso lavoro, non avete più alibi, dice il Premier agli imprenditori. In arrivo ci sono infatti un miliardo e mezzo di euro, ma in primo piano, e da non sottovalutare, a spegnere in parte almeno un poco questo ottimismo, ci sono le ultime dichiarazioni anche del ministro Saccomanni, che annuncia nuovi tagli alla spending review, tagli che non saranno, come commenta, indolori. Dopo la spending review di Monti arriverà anche quella targata Letta Saccomanni e non saranno tagli indolori, parola di ministro dell'economia in un'intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera. I tagli vanno continuati, dice in sostanza Saccomanni, perché occorre trovare risorse per incidere sul debito pubblico, che resta il nostro più grave problema economico, visto che ogni anno lo Stato deve mettere circa 400 miliardi di titoli per rifinanziarsi. È una questione di credibilità raggiunta, ma che va anche mantenuta. Ma interventi sono necessari anche perché, se si vuole effettivamente tagliare il cuneo fiscale, cioè ridurre la tassazione sul lavoro, occorre trovare risorse da qualche altra parte. Quello di ridurre le spese della pubblica amministrazione, del resto, è un processo che va avanti da anni, tant'è vero che dal 2009 sono state ridimensionate di oltre l'8%. L'intenzione dell'esecutivo è di proseguire sulla strada del governo Monti, interrotta circa 6 mesi fa, ed esattamente come Monti, Saccomanni vuol nominare un commissario ad hoc, nel ruolo che fu di Enrico Bondi nel governo precedente. Saccomanni nell'intervista non ne fa cenno, ma circola l'ipotesi che il governo voglia anche intervenire nuovamente con un contributo straordinario da imporre su pensioni e stipendi elevati. Tutto nasce dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il prelievo di solidarietà che fu imposto nel 2011 alle cosiddette pensioni d'oro, perché violava il principio di uguaglianza. Una sentenza che si vorrebbe aggirare semplicemente riproponendo il tributo non solo appunto alle pensioni, ma stavolta estendendola a tutti i redditi più alti. Un altro modo di fare cassa, dunque, sempre in attesa che la ripresa prossima avventura e le misure di rinvio delle tasse e stimoli vari contribuiscano a rimettere in moto l'economia del nostro paese. Intanto però il governo si gode i risultati raggiunti al vertice europeo di Bruxelles. L'Italia strappa 1,5 miliardi di fondi per il lavoro giovanile da qui al 2016, che sommati agli interventi di pari importo varati nel Consiglio dei Ministri di mercoledì scorso, fanno dire al Presidente del Consiglio: adesso gli imprenditori non hanno più scuse, adesso tocca a loro creare occupazione. Con Forza Italia i moderati torneranno a vincere le elezioni, così Alfano commenta l'annuncio fatto di Berlusconi sul ritorno a Forza Italia.
Silvio Berlusconi ha usato parole chiare, ora tocca al governo dimostrare di essere in grado di fare sull'economia ciò che i cittadini si aspettano. Angelino Alfano, vice premier e segretario del PDL, non può che festeggiare il cavaliere di governo più che di lotta, comparso ieri sera al TG1. Un appoggio pubblico a Palazzo Chigi, preteso dai ministri PDL, pronti altrimenti a dimettersi dopo giorni di fibrillazione e attacchi. Vedi Brunetta, che ha definito inadeguato l'esecutivo. Il partito resterà unito, garantisce oggi Alfano, che può minimizzare gli affondi dei falchi. Non credo che ci sarà un'accelerazione di questi attacchi. Si tratta di fibrillazioni fisiologiche, come nel PD quelle sugli F-35. Le differenze tra governativi e non tornano però nel disegnare il percorso del ritorno a Forza Italia, annunciato dal leader. Il Popolo della Libertà resterà come coalizione dei partiti del centrodestra. Forza Italia ne farà parte e io temo che sarò ancora chiamato ad essere il numero uno. Per Alfano, come per il ministro Lupi, la rinascente Forza Italia deve essere un partito liberale moderato delle riforme. E il vice premier, insiste Lupi, deve rimanere segretario. Silvio è il leader, dice, non ha senso una reggenza. Il capofila dei guastatori, il battitore libero Brunetta, teorizza invece un partito di lotta e di governo che stimoli e incalzi l'esecutivo e quindi non più con Alfano alla guida. Difficile, dice, stimolare il governo stando anche nel partito. Il duello continua anche tra Alfano e Bondi. Il primo enfatizza gli esiti del vertice di Bruxelles, che il coordinatore del PDL liquida ancora stamattina come acqua fresca, bocciando i toni trionfalistici di Letta, insistendo per rivedere il ruolo della BCE e per violare il tetto del 3% di rapporto deficit-PIL. Sul fronte, sempre caldo della giustizia, intanto da un lato si placano le ultime tensioni, ma Berlusconi rimane sulle barricate. Vogliono portare a termine la guerra dei 20 anni contro di me, colpirmi perfino nella libertà personale. E nel processo sul lodo Mondadori hanno fissato un risarcimento di oltre 5 volte superiore al valore dell'azienda, dice il Cavaliere. Se c'è un settore che ha bisogno di una profonda riforma è proprio quello della giustizia. Ma l'inserimento da parte del PDL del titolo IV della Costituzione nel capitolo riforme costituzionali si potrebbe rivelare una tempesta in un bicchiere d'acqua, come ha detto il ministro Quagliariello. E dopo l'altolà al PDL, anche Anna Finocchiaro, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, parla di un accordo possibile. Perché, modificando la forma di governo, saranno necessari degli aggiustamenti, dei raccordi tecnici anche sulla giustizia. E se nel Parlamento si ammorbidiscono i toni, la ministra Cancellieri assicura: il governo non è assolutamente a rischio sul tema giustizia, non c'è alcuna tensione e stiamo lavorando serenamente. Ma al di là di tutte queste rassicurazioni che abbiamo appena finito di sentire e di quelle espresse da Berlusconi, la Lega non è convinta che questo governo durerà a lungo. Lo ha detto anche ieri il suo leader Roberto Maroni, che prevede un ritorno alle urne entro l'anno. Ma il segretario del Carroccio deve anche fronteggiare gli ultimi attacchi che vengono dal suo predecessore Bossi. Durate? Ancora Bossi, il vecchio leader non molla, rivuole la sua Lega, non teme l'espulsione e continua ad attaccare il nuovo corso del Carroccio guidato da Maroni. L'ultimo sfogo ieri sera in provincia di Ferrara, davanti a 200 militanti, il senatore ha ripetuto quello che sta facendo da tempo. Questa Lega non va bene e di questo passo non andrà molto lontano. Il problema, secondo Bossi, è il rapporto con la base, che ormai non c'è più. Bisogna riprenderlo prima possibile, se no è finita. I nostri elettori, sostiene Bossi, non capiscono qual è il progetto e molti dirigenti non si rendono conto che la situazione si sta mettendo male. Bisogna correre subito ai ripari. Nel mirino del senatore c'è sempre il suo successore. Anche senza pronunciare mai il suo nome, Bossi torna a ripetere che l'errore maggiore che ha fatto Maroni è quello di aver abbandonato lo slogan sulla Padania per puntare su quello più morbido, prima il Nord. La Padania, dice l'ex ministro dei diritti internazionali, dove si riconosce ai popoli il diritto dell'autodeterminazione. Se hai prima il Nord, non ottieni niente. Maroni è diventato governatore della Lombardia, ha spiegato Bossi, per merito di Berlusconi. E ancora, se oggi è il segretario della Lega è solo perché, ha concluso, io mi sono ritirato. Nel corso del comizio il vecchio leader ha toccato poi altri temi. La Bossi-Fini, la vicenda degli F-35 e le pensioni, che devono essere riviste per dare fiato agli italiani. Ma questi, ad altri argomenti utili a dare indirizzi nuovi al movimento, troveranno spazio nel giornale che il senatore ha annunciato di voler fondare per voltare pagina.
partito feudale e personale, argomenta così Fabiola Anitori la decisione di lasciare il Movimento 5 Stelle e segnare così una nuova defezione. Intanto a Beppe Grillo si potrebbe avvicinare l'Italia dei Valori, lo ha detto Antonio Di Pietro nel giorno in cui anche ha annunciato la sua intenzione di lasciare la presidenza. La bottega non chiude ma cambia insegna e gestore. La svolta l'annuncia Antonio Di Pietro in apertura ieri del congresso straordinario dell'Italia dei Valori. Dal nuovo simbolo del partito sparirà definitivamente il suo nome. Di Pietro lascia anche la carica di presidente. Insomma, una svolta epocale per l'IDV, partito da sempre legato a doppio filo alle sorti del suo fondatore. Di Pietro si fa da parte e torno a fare il semplice militante, dice dal palco, alternando lacrime miste di orgoglio e commozione. Passo di lato sull'onda della batosta elettorale che ha lasciato l'IDV fuori dal Parlamento. In passato ho commesso degli errori nella scelta di alcuni candidati, da Scilipoti a Razzi a De Gregorio, ammette Di Pietro, convinto però che la sconfitta sia legata non tanto alla concorrenza del Movimento 5 Stelle quanto alla guerra messa in atto contro di lui per la sua opposizione al governo Monti. Domani il congresso eleggerà il successore, partita aperta tra i nomi nuovi, Scalera, Rinaldi e Messina, con quest'ultimo favorito. Ma chi vince non sarà il mio Alfano, ironizza Di Pietro, che per il futuro prova a ricostruire un rapporto con Grillo. È venuto il momento di assumersi le responsabilità, la sfida di Di Pietro. Proprio l'indisponibilità ad ogni alleanza in realtà ha già segnato il rapporto anche tra Di Pietro e il leader 5 Stelle. Movimento che in queste ore deve fare i conti con l'assalto dei pirati di internet al sito della Casaleggio Associati, che gestisce anche il blog di Grillo. Non è il primo attacco, nei mesi scorsi gli hacker hanno violato le mail private dei parlamentari 5 Stelle, che perdono intanto un altro pezzo, il settimo. La senatrice Fabiola Anitori passa al gruppo misto per il sistema feudale che spelle chi dissente, spiega lei, perché non vuole restituire la diaria, la frecciata di alcuni suoi ex colleghi alle prese con il Restitution Day. Fissato per martedì scorso, è slittato perché non tutti hanno consegnato la rendicontazione al completo. Il giorno della restituzione dovrebbe a questo punto svolgersi forse a metà della prossima settimana. Una frase viene interpretata come un riferimento all'inchiesta sullo IOR, una frase pronunziata oggi all'Angelus da Papa Francesco. La Chiesa diventa pietra d'inciampo se segue la strada umana del potere, ha detto il Pontefice. Quando lasciamo prevalere i nostri pensieri, i nostri sentimenti, la logica del potere umano e non ci lasciamo istruire e guidare dalla fede, da Dio, diventiamo pietra d'inciampo. Papa Francesco parla ai 34 nuovi arcivescovi ai quali ha imposto il pallio, ma all'indomani dell'arresto per riciclaggio di Monsignor Scarano le sue parole acquistano un peso diverso. Ormai è chiaro che la rivoluzione di Papa Francesco in Vaticano è partita dallo IOR. Bergoglio vuole aprire lo scrigno della Banca Vaticana per vedere chiaramente cosa c'è dentro, scavalcando gli stessi vertici dell'istituto legati alla vecchia governance della Curia Romana. San Pietro non aveva un conto in banca, aveva ribadito Bergoglio in un'altra omelia poche settimane fa, prima di nominare un'apposita commissione incaricata di far luce su ogni oscuro recesso dello IOR. Troppe volte balzato in prima pagina per accuse di riciclaggio o per il coinvolgimento in scandali come il crack del vecchio Banco Ambrosiano di Roberto Calvi o ancora l'inchiesta sulla maxi tangente Enimont. Oggi Papa Francesco, nella festa di San Pietro e Paolo, pranzerà con i vescovi e non è escluso che si parlerà anche della nuova linea di trasparenza imposta dal Papa Gesuita. E forse il 4 luglio, nell'udienza al Premier Letta, si parlerà anche di finanze vaticane, perché incomincia a farsi strada l'idea che possa essere utile a tutti una collaborazione tra i palazzi apostolici e quelli del governo proprio sul piano finanziario. Che il clima sia cambiato lo dimostra anche il fatto che nelle carte della Procura sull'arresto di Monsignor Scarano si evidenzia come il Vaticano abbia espresso piena disponibilità a collaborare. È lo stile di una nuova Chiesa nata dalle dimissioni di Benedetto XVI e dall'elezione di un Papa che si è presentato al mondo come Francesco.
Lui nega tutto, sono distrutto, proverò la mia innocenza. A Regina Coeli, Monsignor Nunzio Scarano, arrestato ieri con l'accusa di corruzione, truffa e calunnia, non si dà pace. Tutti quei soldi sui suoi conti correnti presso lo IOR e altri istituti, spiega, provengono da donazioni e sono stati movimentati solo per realizzare opere di beneficenza. La stessa residenza di Salerno, ricca di opere d'arte e mobili di antiquariato, che in questo momento è in vendita, dice il sacerdote, era stata acquistata per realizzare una casa per malati terminali. Lunedì, nell'interrogatorio di garanzia, il GIP, che ha in mano intercettazioni e movimentazioni bancarie, vorrà sapere di quell'operazione finanziaria saltata all'ultimo minuto, fa rientrare dalla Svizzera 20 milioni di euro degli armatori napoletani d'Amico, con i quali avrebbe avuto uno stretto rapporto di amicizia, un capitale depositato su una banca di Lugano che probabilmente, dicono gli inquirenti, è frutto di un'evasione fiscale. Il Monsignore, grazie ad un passato di bancario, è un esperto di finanza. Fino a 2 settimane fa era il contabile dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ma quando la procura di Salerno lo ha indagato per un riciclaggio di 560.000 euro, il Vaticano lo ha sospeso dall'incarico. La provenienza illecita di quel denaro, dichiara oggi il suo avvocato, è ancora tutta da dimostrare. Nunzio Scarano al giudice dovrà spiegare quel business che voleva portare a termine con gli altri due arrestati, il broker finanziario Giovanni Carenzio, che si occupava della gestione del capitale di D'Amico all'estero, e il carabiniere in forza ai servizi segreti interni Giovanni Zito. Per gli inquirenti, 20 milioni di euro dovevano rientrare in Italia e finire sul conto IOR di Scarano. Il passepartout sarebbe stato Zito, che grazie alla sua posizione avrebbe evitato i controlli alla dogana. L'operazione fallì per dissidi fra i tre, ma Zito pretese lo stesso il pagamento del corrispettivo, prima 400.000 euro che Scarano gli versò regolarmente, poi altri 200.000. Scarano gli firmò un assegno, ma poi denunciò lo smarrimento. Da qui anche l'accusa di calunnia. Lo Stato pagherà i risarcimenti ai parenti delle vittime di Ustica senza impugnare la sentenza definitiva della Cassazione in sede civile, una storica sentenza che per la prima volta ha condannato i ministeri di difesa e trasporti ai risarcimenti. Lo ha precisato poco fa una nota di Palazzo Chigi, spiegando che la decisione di non ricorrere è dovuta non soltanto al rischio di ulteriori spese che lo Stato dovrebbe affrontare, ma soprattutto al rispetto dovuto alle vittime e ai loro familiari. Per ragioni etiche, si legge ancora, la sentenza andrà semplicemente eseguita. Ed è morta all'età di 91 anni l'astrofisica Margherita Hack. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore nel ricordo della studiosa, e tra questi il messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Apprendo con commozione la triste notizia della scomparsa di Margherita Hack, scrive il Capo dello Stato, personalità di grande rilievo del mondo della cultura scientifica, che con i suoi studi, con il suo impegno di docente, ha costantemente servito ed onorato l'Italia anche in campo internazionale, ha rappresentato nello stesso tempo anche un forte esempio di passione civile, lasciando una nobile impronta nel dibattito pubblico e nel dialogo con i cittadini. Io sono nata proprio in via Caselli, una stradetta fra viale Alessandro Volta e via 100 Stelle. Per chi crede al destino, era già un segno che Margherita Hack fosse nata proprio vicino ad una via chiamata così 91 anni fa. Probabilmente lei, atea razionalista, avrebbe sorriso ad una simile osservazione. L'amica delle stelle, così si definiva nella sua autobiografia, la più importante astrofisica italiana, è stata la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste, che proprio sotto la sua guida raggiunse fama internazionale. Si laurea dopo la guerra nel 1945 a Firenze in astronomia, poi la docenza universitaria e la collaborazione con i più importanti istituti di ricerca in astrofisica. Nel 1964 la cattedra di astronomia a Trieste, dove insegnerà per 28 anni. Una vita di primati e di riconoscimenti la sua. Margherita Hack ha fatto parte anche dell'Ente Spaziale Europeo e della NASA. Grande scienziata, era una formidabile divulgatrice. Scriveva con passione di scienza ed in particolare di una materia difficile come la sua, astrofisica. Di famiglia antifascista, noto il suo impegno politico e civile, era vegetariana da sempre. Non è un mio merito, lo sono dalla nascita, è stata una scelta dei miei genitori, raccontava. Era pro eutanasia, spero di morire senza ammalarmi e dipendere dagli altri, aveva detto in occasione dei suoi 90 anni. Sposata da 70 anni, nel 2008 mandò il suo saluto al Gay Pride di Bologna dicendo: da sempre l'umanità perseguita le minoranze. E quando di recente il presidente Napolitano costituì la commissione di saggi,
notò criticamente. Peccato non aver trovato una saggia tra tutti questi uomini. Anticonformista, Umberto Veronesi l'ha definita l'icona del pensiero libero, partecipò, lei appassionata di bicicletta, ad un video musicale dedicato alla prima donna che partecipò al Giro d'Italia nel 24 e proprio alle donne ricordava. Tocca alle donne di pretendere di avere riconoscimenti che meritano, ma credo che molto dipenda proprio da loro, da avere più fiducia e più grinta. E adesso parliamo invece di una nuova escalation di tensione che ha colpito nuovamente l'Egitto in giornata particolare, quella dell'anniversario dell'elezione a presidente di Morsi. Ci sono stati scontri durissimi nella capitale, il Cairo, ed anche ad Alessandria, in manifestazioni contrapposte tra islamisti ed oppositori. Ieri il venerdì di preghiera trasformato in una giornata di scontri, oggi l'opposizione ai fratelli musulmani che si prepara alle nuove manifestazioni. Per Mohamed Morsi cade domani il primo anniversario della sua presidenza. I movimenti d'opposizione vorrebbero invece che proprio il 30 giugno cominciasse il declino della fratellanza musulmana al potere nel paese. Se mercoledì il tanto atteso discorso del presidente doveva servire a placare la rivolta, l'effetto ottenuto è stato opposto. Le vecchie accuse ai resti dell'apparato del vecchio regime che ancora piloterebbero le proteste, l'invito a usare il voto e non la violenza per cambiare le cose, ma nessuna risposta convincente sulla profonda crisi economica e le mancate riforme sociali. Dunque, di nuovo il caos, la contrapposizione polarizzata tutta sulla figura del presidente riesplosa, in particolare ad Alessandria. Tre i morti, tra cui un cittadino americano ucciso con una coltellata. Immediata la reazione da Washington, all'amministrazione Obama ha lanciato l'allarme chiedendo ai cittadini americani di evitare i viaggi in Egitto e lo staff non indispensabile dell'ambasciata al Cairo si prepara a lasciare il paese. In diversi centri del delta del Nilo sono state assaltate le sedi dei fratelli musulmani e nella capitale la notte scorsa decine di migliaia di persone affollavano piazza Tahrir e il piazzale davanti alla moschea scelto dal fronte filogovernativo. Il leader del partito di salvezza nazionale, Mohamed El Baradei, ha lanciato un appello alla calma: più pacifici siamo, più forti diventiamo, ma l'appuntamento è per domani al Cairo. Ancora in piazza, il comitato dei gruppi d'opposizione sosterrà la campagna Tamarod, ribelli in arabo, per chiedere le dimissioni del capo dello Stato, una petizione da 15 milioni di firme, sostengono gli organizzatori, che garantiscono la validità e il metodo della raccolta di adesioni, tutte registrate e verificate. È la via democratica del dissenso che si rivolge in particolare alla comunità internazionale come prova di metodo non violento. Ma nel paese di 90 milioni di abitanti i fratelli musulmani negano comunque ogni validità politica all'operazione. E la Fiat raddoppia la propria partecipazione nel gruppo RCS che detiene il quotidiano e il Corriere della Sera, così punta al controllo del gruppo. La notizia arriva nel tardo pomeriggio di ieri a contrattazioni terminate ed ha il sapore, se non della sorpresa, almeno di una novità non completamente attesa. Nell'ultimo giorno utile per l'acquisto delle opzioni sui diritti legati all'aumento di capitale di RCS da 421 milioni, ecco l'annuncio di Fiat che rastrella sul mercato molti, moltissimi diritti e si candida a diventare il socio forte del gruppo editoriale, praticamente raddoppiando la sua partecipazione azionaria, puntando a portarla da poco più del 10% al 20,1%. Quota che appunto trasformerebbe il Lingotto nel primo singolo azionista di RCS. Un investimento da poco più di 90 milioni, un blitz atteso, dicevamo, ma non in queste dimensioni. John Elkann, il presidente dell'azienda torinese che già detiene il 100% del quotidiano La Stampa, solo due giorni fa aveva detto infatti di volersi impegnare di più in RCS, ma quel di più fino a ieri sembrava potesse consistere nell'acquisizione solo di un ulteriore 3% dei soci del patto di sindacato riluttanti a sottoscrivere l'aumento di capitale per garantire il buon esito dell'operazione. E invece le cose sono andate molto diversamente. Il gruppo Pandette, degli eredi di Giuseppe Rotelli, morto ieri dopo una lunga malattia, che dovrebbe scendere dal 16 al 4%, Benetton e Merloni, eccoli gli azionisti dei quali il Lingotto avrebbe rilevato i diritti, una mossa che ha spiazzato Diego Della Valle, il socio più forte fuori dal patto con il suo 8,6%, che per ora non scopre le carte. Una manovra, quella di Fiat, che può essere letta anche e forse soprattutto nella messa in sicurezza della guida di Pietro Scotti Iovane, che da un anno lavora al risanamento di RCS. Una dirigenza difesa da Fiat e dall'altro socio forte Mediobanca, sarà continuità o nuovo corso? Stando così le cose, sarebbe la prima opzione ad avere la meglio.
Il calcio adesso con la Confederation Cup. Domani l'Italia affronterà l'Uruguay nella finale per il terzo e quarto posto. Ma Prandelli dovrà fare anche i conti con una rosa decimata dalla massacrante sfida con la Spagna. L'Italia arriva al termine di questa Confederations Cup letteralmente a pezzi, o per citare Buffon, a quattro zampe. Dopo Balotelli, Abate, anche Pirlo e Barzagli danno forfè per problemi fisici, salteranno la finale per il terzo e quarto posto di domani contro l'Uruguay. Problemi muscolari e tendinei che caldo, umidità e stanchezza hanno contribuito ad acutizzare, come ha sottolineato il medico azzurro Enrico Castellacci, e per la sfida contro la Celeste di Cavani sono in dubbio altre pedine importanti come Marchisio, De Rossi e Chiellini. Insomma, per il CT Prandelli allestire una formazione dopo la sfiancante partita con la Spagna diventa un rebus. Se consideriamo poi l'altissimo grado di umidità che si aggirava sull'85%, e una temperatura molto alta, potete capire quanto il fisico e particolarmente la muscolatura dei ragazzi abbia avuto un sovraccarico notevole. Domani, con la squadra decimata in attacco, dovrebbe giocare il Sharawi. Intorno alla crisi del faraone un vero e proprio mistero. In poco più di 20 giorni è passato da titolare a comparsa nella Confederations. In Italia lo aspetta Galliani, che pretende un confronto serio sul futuro. Prima il feeling col Manchester City e Napoli, poi l'offerta dell'Angers e adesso le voci della Fiorentina. Ma lui vuole restare e al Milan chiede chiarezza. Sul fronte Inter il magnate indonesiano Thohir entra con una liquidità di 120 milioni. Il primo obiettivo è l'ingaggio di Nainggolan, subito dopo le conferme di Guarin e Handanovic. Il mercato del Napoli ruota invece intorno a Cavani, per il quale il presidente De Laurentiis pretende tutti i 63 milioni della clausola rescissoria. L'asta è tra Chelsea e Real Madrid, mentre Benitez vorrebbe a Napoli sia Ramirez dei Blues che Alvaro Morata, giovane bomber dell'Under 21 spagnolo. Dopo Tevez, la Juventus vuole prendere Jovetic, la Fiorentina però resta ferma sulla richiesta di 30 milioni cash e la Di Mencucci ribadisce che l'arrivo dell'attaccante del Bayern Monaco Mario Gomez non dipende dall'eventuale cessione del Montenegrino. Rinviato invece alla prossima settimana lo scambio Borriello-Gilardino tra Roma e Genoa. Facciamo una breve pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. E la linea va a Raffaella Di Rosa al TG Cronache. Con ospiti in studio parleremo tra l'altro del viaggio di Obama in Africa. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.